Salve a tutti, oggi ci troviamo all'Istituto Carlo Emilio Gadda con Thomas Canepari nell'aula di scienze che ci spiegherà la sua esperienza con le reti neurali che ha fatto con la sua classe. Come prima domanda le vorrei chiedere, spiegaci perché sei qua oggi? Salve a tutti, come ha detto Riccardo, io mi chiamo Thomas, sono un ragazzo della terza liceo e oggi sono qua per raccontare, l'esperienza che io e la mia classe abbiamo fatto sulle reti neurali. Con che hai svolto l'attività? Beh, innanzitutto ho svolto l'attività naturalmente con la mia classe e poi fino adesso abbiamo affrontato questa tematica con diversi professori. Con la professoressa Leonora Capra abbiamo affrontato le reti neurali in inglese. Naturalmente siamo sempre stati seguiti dal capo progetto Luciana Madasi, insegnante di matematica, che ci ha sempre supportato. E poi l'abbiamo svolto anche con la professoressa Gaetano Debora di italiano. Con lei abbiamo affrontato il tema dell'intelligenza artificiale, un tema oggi molto importante. E poi naturalmente abbiamo affrontato anche il tema con la professoressa Renata Bazzani e Aiozzo Vivien per quanto riguarda scienze. Oggi per la maggior parte sono qua per spiegare quello che abbiamo fatto insieme agli insegnanti di scienze. Raccontaci un po' l'attività. Insieme alle prof di scienze, noi abbiamo parlato delle funzionalità di un neurone. Abbiamo studiato che il neurone ha una forma a pila, fa parte del tessuto nervoso e che i neuroni sono in grado di capire le nostre sensazioni. Per esempio, ci hanno fatto questo esempio: se noi tocchiamo qualcosa di caldo, subito togliamo la mano perché i neuroni trasmettono ai nostri muscoli e al cervello, in tutto il corpo, che quello è qualcosa di caldo. Quindi abbiamo affrontato principalmente questo aspetto, ma abbiamo anche parlato, per esempio, del potenziale di azione e tutti i vari settori del neurone. Come ultima domanda le vorrei chiedere, cosa ne pensi delle reti neurali? Io penso che questo progetto che stiamo facendo con tutti i vari professori è un progetto molto interessante e molto bello, oltre perché a coinvolgere tante materie, anche perché comunque abbiamo studiato i neuroni, insieme alla prof di scienze, che non è programma di quest'anno e quindi siamo già avanti. E comunque, cioè, secondo me sono proprio belle esperienze. Mi viene un altro esempio, per esempio quello dell'intelligenza artificiale, che è un tema molto importante, perché oramai i robot possono diventare anche più intelligenti degli esseri umani, quindi è un aspetto molto importante. Quindi, secondo me, è proprio un bel progetto. Grazie di essere stato qui con noi. Niente, è stato un piacere.